Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, siamo di nuovo su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente, e questa mattina finalmente riesco a incontrare una persona che in qualche maniera cominciavo a osservare da lontano da diverso tempo e che finalmente è qui accanto a me. Michele Mezzanotte, buongiorno e benvenuto. Ciao, buondì Matteo, grazie per l'ospitata. Appena mi hai invitato, in realtà sono andato ad ascoltare il tuo podcast. Veramente ci sono delle puntate, non ho ascoltate tantissime, ho visto che ci sono tante puntate, già l'ho inserito in lista Spotify e appena entro in macchina lo attivo, perché ho visto delle puntate molto molto interessanti. Complimenti. Grazie, mi fa piacere, e sono sicuro che sarà un episodio molto interessante anche questo insieme con te, Michele, anche perché il tema di cui parliamo oggi è un tema estremamente importante, estremamente trasversale, e soprattutto è un argomento che tu hai affrontato e continui ad affrontare in maniera molto approfondita, sia online che anche offline, perché c'è scritto anche un libro, no? Il tema di oggi è l'amore oltre il mito, no? Come possiamo andare oltre alla mitologia che tante volte c'è intorno a questo sentimento che è l'amore, e costruire veramente e finalmente anche relazioni sane. Prima però di entrare un po' a gamba tesa nell'argomento di oggi, Michele, insieme con te volevo, per le persone che non ti conoscono, insomma, fatti un attimo, darti lo spazio per poterti presentare. Quindi aiutaci a capire chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Sono un essere umano. Chi sono? Sono uno psicoterapeuta. Sono uno psicoterapeuta. Nella mia vita professionale di tutti i giorni ho lo studio clinico, lavoro su Instagram, su YouTube, su TikTok, ho un blog di psicologia che si chiama L'Anima fa arte, ormai c'ha qualche, forse un decennio, non lo so quanto c'ha. Insomma, faccio un po' di attività e ho il tempo per farle, sembra che il tempo anche io ce l'abbia. E questo anche perché a presentarmi non sono tanto bravo, dai, questo basta. Di solito sono più sintetico, sono uno psicologo, fine, punto. È sufficiente. Però aggiungo io una cosa che non hai detto, che sei anche uno scrittore. Hai scritto proprio recentemente, tra l'altro, Michele, devi sapere che io mi sono andato a vedere la data di pubblicazione del tuo libro, no? Il vero amore, tra parentesi, non è un mito. Quindi questo libro, visto la data di pubblicazione, devi sapere che è uscito, mi pare, il 16 di maggio 2023, e praticamente una settimana prima della uscita anche del mio primo libro, che è La regola del sì. Quindi ho detto, no vabbè, qui si stanno incrociando dei pianeti troppo belli, e quindi ho detto, dai, come ci scambiamo i libri? Esatto, te lo invio con molto 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 volentieri, quindi poi se vuoi facciamo questo scambio. Sì. E però, senza andare a fare eccessivi poi spoiler, perché magari, ecco, invitiamo anche le persone che ci stanno ascoltando ad approfondire questo tema nel tuo libro, Michele, tu scrivi un libro dal titolo molto molto interessante, Il vero amore, quindi presuppone che esiste un vero amore e un falso amore, non è un mito. Allora ti volevo chiedere, che cos'è il vero amore? Mazza che domanda che mi hai fatto. Tra l'altro, scusa, piccola parentesi per arrivarti a rispondere nel modo più completo possibile, mi è piaciuto tanto anche il titolo che hai dato alla diretta, che è L'amore oltre il mito, che poteva essere tranquillamente anche il titolo del libro in realtà, perché sono tre parole che io uso all'interno del libro, in modo importante, sia la parola amore, sia mito, sia oltre, che è fondamentale. E il vero amore, appunto, per ricollegarmi e per farmi aiutare anche dal titolo che mi hai dato a questa diretta,
è quella dinamica che ci fa andare oltre. E non tutte le relazioni ci permettono di andare oltre. Quindi una prima caratteristica di un vero amore è quella di farci andare oltre. James Hillman, grandissimo psicanalista americano, autore del Codice dell'Anima, penso che lo conoscerai sicuramente, affermava proprio che la relazione d'amore è ciò che ci permette di andare oltre, oltre noi stessi, oltre i pregiudizi, oltre gli stigma, oltre le regole. E infatti poi arriva un momento in cui la relazione fatta d'amore, di vero amore, è quella relazione in cui ci sono delle regole che non stanno da nessun'altra parte. È talmente unica che è quasi indefinibile. Quindi la difficoltà poi di dare una definizione al vero amore è che da una parte ha delle regole, dall'altra all'interno di queste regole sei senza regole, crei tu delle regole, tue e uniche e irripetibili. Ed è questo il bello. Che riesce a coniugare, è una dinamica all'interno della quale si riescono a coniugare degli opposti, che è difficilissimo. E questo lo riusciamo a fare soltanto attraverso la dinamica dell'amore e della morte. Una delle caratteristiche della tua comunicazione online che mi piace molto, e poi magari può piacere o non piacere, però a me piace, è il fatto che sei estremamente anche diretto su certe cose, su certi concetti, e un concetto sul quale tu sei stato estremamente chiaro ed esplicito, l'hai ripetuto anche più volte, è che non esistono relazioni sane. Ma che anzi, un po' tutte le relazioni in qualche maniera sono tossiche, che è un'affermazione piuttosto forte e che potrebbe indurre molte persone in questo momento a gettarsi anche dal balcone. Quindi, per evitare questo dramma collettivo, ti va ad aiutarci a capire bene, cioè di spiegarcelo un pochino meglio, no? Che cosa significa che non esistono relazioni sane, cioè relazioni non tossiche per te? Quando pubblico, mi è capitato di pubblicare una volta un articolo di questo genere, un reel recentemente, se non sbaglio, e lo spiego anche nel libro, leggo molti commenti in cui si dice, vabbè, ma è una provocazione, giochi con le parole. Non è una provocazione, non gioco con le parole per me, per la psicologia, per il tipo di psicologia che porto, per Gundel, Craig, Hillman, Jeanette Paris, Jung, anche lo stesso Freud. Non esistono relazioni sane per due motivi. Innanzitutto, la relazione e l'amore non può essere considerato attraverso l'ottica del sano e del malato. E in secondo luogo, perché all'interno di ogni relazione, inevitabilmente, c'è una componente tossica. Pertanto, andare alla ricerca del benessere all'interno della relazione, andare alla ricerca del sano all'interno della relazione, non fa altro che deteriorare la relazione. E deve essere così. Perché è attraverso le tossicità che io cambio me stesso, individuo me stesso e do un'opportunità alla relazione. E questo è un po' il senso di questa affermazione. Spero che si sia capito. Un altro punto su cui tu sei molto netto, no? È che esiste una linea di demarcazione molto forte, molto chiara tra innamoramento e amore. Ti va ad aiutarci a capire quando finisce uno e inizia l'altro? Allora, se devo riportare degli studi scientifici americani, perché ormai studi scientifici in psicologia li fanno solo gli americani, non solo, però sono quelli più riportati. L'innamoramento dura di media 8-9 mesi, né di più né di meno. E media ovviamente vuol dire che c'è un'oscillazione di un paio di mesi. Quindi l'innamoramento è un'emozione, è forte, è travolgente, non è detto che ci sia all'inizio di ogni relazione. Molte relazioni iniziano senza innamoramento o senza innamoramento da parte di uno o dell'altro partner, ed è tutto quel momento in cui faresti tutto per l'altro, ti annulli completamente per l'altro, o hai talmente tante energie che riesci a fare qualsiasi cosa per te e per l'altro. È il momento in cui anche riusciamo a compiere i cambiamenti più drastici nella nostra vita. Per innamoramento si fanno le follie, no? Follie d'amore. Quindi, non so, cambio lavoro, cambio luogo, cambio casa, cambio a volte anche carattere, incrino il mio carattere. L'innamoramento quindi è quella serie di emozioni repentine, travolgenti, forti, che ti rapisce e non puoi fare assolutamente nulla.
Dopodiché, quando finisce l'innamoramento, perché fisiologicamente e psicologicamente deve finire, altrimenti è come se fossimo fatti di cocaina dalla mattina alla sera per sempre, per tutta la vita, quando finisce subentrano le emozioni d'amore. E lì si creano le prime fratture, perché noi oggi non siamo educati al termine dell'innamoramento e all'inizio dell'amore, e diamo per scontato che quelle emozioni che proviamo all'inizio le dobbiamo avere per sempre. Ma non è così, molte persone che mi vengono, infatti ragazzi, ma anche persone di quarantenni, cinquantenni, sono quarantenni, sono ancora un ragazzo, in realtà tu quanti anni hai? Io non lo dico mai, no, non è vero, ne ho 37, cominciamo ad essere mezzi bianchi, mezzi neri, mezzi bianchi, vai. In Italia Berlusconi ha aumentato l'asticella del ragazzo. Vero. Io mi perdo. L'amore, sì, molte persone che vengono in analisi mi dicono, sono alla ricerca delle emozioni dei primi tempi. E ovviamente non è possibile trovarle o provarle. Ed è per questo che spesso poi si trovano ad allacciare relazioni nuove parallele, proprio perché sono alla ricerca di quelle emozioni che non possono trovare dopo un certo periodo di tempo all'interno della relazione, ma possono trovare sentimenti, quindi una serie di emozioni più complesse, più durature, più soffuse, ma più solide, e che appagano di più rispetto all'emozione repentina. L'emozione repentina può appagarti, può farti del male, può accadere qualsiasi cosa, ma il sentimento complesso invece è ciò che veramente ti appaga. Certo, e quindi mi sembra di capire, Michele, che l'innamoramento ha una data di scadenza. Sì. Esiste invece un modo per far durare l'amore? Sì, anche l'amore in realtà ha una data di scadenza, può averla, ma esiste un modo per farlo durare, ovviamente, ed è fatto di lavoro, impegno, sacrificio, fiducia, condivisione, tutte parole che oggi usiamo ma che non mettiamo in pratica. Ad esempio, ho trovato, questo mi ha colpito molto, un'estrema ostilità nei confronti della parola sacrificio, che in realtà è una parola bellissima, che significa proprio etimologicamente rendere sacro, no? E c'è un'ostilità che non mi aspettavo rispetto a questa parola, perché si è portati a dire no, io non posso sacrificarmi, vengo prima io che l'altro, vengo prima io. Non è questo il sacrificio. Il sacrificio è appunto rendere sacro, che significa che io, per raggiungere un obiettivo, che è quello di condividere la mia vita, ad esempio in questo caso con una persona, devo imparare a fare passi avanti, passi indietro, mettere da parte e mettere davanti. E ogni volta che io faccio un passo indietro, mi metto da parte, o rinuncio a, o cambio dei pezzi di me, sto facendo dei sacrifici, ma rendo sacra la relazione e rendo sacra anche la mia individuazione. Perché se io non sacrifico mai niente di me, non mi individuerò mai, non crescerò mai. Allora rimango un bambino eternamente, il famoso puer eternus, oppure tutti ci lamentiamo che siamo un popolo di bambini, eterni bambini. Sì, magari sì, siamo quello, però proprio perché non siamo più educati al sacrificio e perché abbiamo questa ostilità nei confronti della parola sacrificio, che invece è veramente preziosa ed importantissima proprio nell'ottica di una crescita personale. Tu nella tua comunicazione online, Michele, immagino poi sarà anche nel tuo libro, quando ce lo scambieremo potrò verificare questa cosa, fai... mixi molto concetti di psicologia con la mitologia greca e fai spesso riferimento, no, ad alcune divinità e alcune storie legate alla mitologia greca. Allora, così, curiosità, giusto perché appunto è interessante come cosa, qual è il tuo mito preferito al quale sei più legato e che secondo te ha più a che fare con la dinamica dell'amore? Allora, non è il mito che ha più a che fare, queste sono due domande diverse per me, ti rispondo alla prima. Quello a cui sono più legato è quello di Narciso, adesso ti spiego anche perché. Quello invece che riguarda più la dinamica dell'amore sicuramente è quello di Eros e Thanatos. Partiamo da Eros e Thanatos. Eros e Thanatos è legato principalmente alla dinamica dell'amore perché
è la storia d'amore per antonomasia, il mito della prima forma di psicologia. I greci ci proiettavano le loro emozioni, raccontavano il loro Deo, loro avevano questa capacità di raccontare il loro Dio come una forma della loro interiorità, mentre noi cristiani abbiamo un limite, ovvero il nostro Dio è quasi intoccabile, se ne parli sei una persona terribile, non ne puoi parlare, non lo puoi trasformare in mitologia, invece sarebbe interessantissimo trasformare anche la nostra religione in mitologia. I greci lo sapevano fare ed è per questo che ci hanno poi lasciato questo bagaglio mitologico e psicologico immenso. All'interno di questo bagaglio c'è il mito di Eros e Psiche, ovvero la prima storia d'amore. E all'interno del libro infatti racconto e rinarro Eros e Psiche facendo vedere poi al lettore quali sono le caratteristiche di una relazione, perché stanno tutte lì, in quel mito. Mentre il mito a cui sono più diciamo, legato è quello di Narciso, perché quando avevo aperto il canale YouTube, uno dei primi video che ho fatto è proprio su Narciso, prendendo il mito, rileggendo il mito, e in questa rilettura sono emerse cose che non mi aspettavo, cose molto ilmaniane, analitiche, ovvero sono riuscito attraverso l'ottica ilmaniana a creare dei personaggi, dei femminili e dei maschili, che poi ho nominato femminile Cervo, Eco, Nemesi, Narciso, eccetera, eccetera, che descrivono perfettamente la dinamica narcisistica di coppia. E cosa è successo? È successa una cosa che non mi aspettavo, che le persone guardando quel video, il web, ha preso questi concetti e sono entrate a far parte di un linguaggio comune. Ha ovviamente anche un lato negativo, ovvero che molti psicologi hanno rubato queste idee non citandomi. Infatti se Google o YouTube mito di Narciso, donna Nemesi, donna Eco, donna Cervo, troverai tantissimi psicologi e non che parlano di queste dinamiche senza mai citare la fonte, e la fonte sono solo io, sono sicuro, perché non l'avevo letto da nessuna parte, non c'è scritto da nessuna parte. E quindi è capitato questa cosa bellissima, però a parte il lato negativo, che poco mi interessa poi alla fine, è stato bello come vedere un concetto, un'idea che tu avevi espresso, il web l'ha presa, e per il primo anno è stata una delle parole più cercate in psicologia, femminile Nemesi, femminile Cervo, ed è stato molto bello questo. È come se avessi sentito di essere entrato in contatto con gli altri e aver letto un'esigenza degli altri attraverso un mito. Ed è stupendo dal punto di vista mitologico e psicologico. Certo, il mito di Eros e Thanatos, lo hai citato prima, è quello che si adatta meglio alle relazioni sentimentali, no? Che è un po' il tema di cui ci stiamo occupando questa mattina. Allora, quali sono le caratteristiche, no, che possiamo trarre di una relazione da questo mito? E soprattutto ti chiedo, Michele, di provare a raccontarcelo come se non ne sapessimo nulla. Ok, forse prima ho fatto magari confusione, non so perché a volte... faccio confusione sia Eros che Psiche sia Eros e Thanatos, però in questo caso parliamo di Eros e Thanatos. Questa è la domanda. Mi sono reso conto di averli forse accavallati. Comunque, Eros e Thanatos, in mitologia Eros è il desiderio, è l'amore, è la creazione, è il dio primigenio, cioè colui che ha creato tutto, la prima forza. Thanatos è quindi una forza creativa. Thanatos invece è una forza distruttiva, che poi nel corso del tempo, soprattutto in letteratura con Giacomo Leopardi, e non solo, sono stati accostati come fratelli. Come fratelli perché agiscono in modo simile, ovvero ci coinvolgono, ci rapiscono, fanno male entrambi. Eros con l'arco, quando scocca la freccia dell'arco che ci innamoriamo, insomma, la freccia in petto non è tanto piacevole. È un bel piacevole, ma comunque fa male. Quindi ci strappano alla nostra vita precedente, perché sia l'amore che la morte ci strappa a una vita precedente e la trasforma. Soltanto che in questo loro essere simili spesso li confondiamo nelle relazioni. Allora ci capita di essere in una relazione che dice: io sono innamorato, però in realtà non stai provando amore Eros, ma stai provando Thanatos, morte. E lo puoi riconoscere dal fatto che quando stai in una relazione, sei innamorato ed è presente Eros, quella relazione ti nutre, ti cambia, ti fa crescere, ti identifica, ti dà energie. Mentre quando stai in una relazione in cui credi di essere innamorato, ma
ma è presente Thanatos, quell'energia distruttiva, le emozioni più o meno sono le stesse, però la finalità che si produce è totalmente diversa, ovvero io all'interno della relazione vengo totalmente distrutto, non so più chi sono, non so chi essere senza l'altro e non mi riconosco più, e man mano la mia identità si sgretola sempre di più. Infatti quando esci da una relazione che è tossica o dove c'è una componente Thanatos molto elevata, ti trovi a essere completamente, quasi un nulla, vuoto, totalmente vuoto. E questa è la grande differenza. Quando le persone mi vengono in analisi, capita spesso che c'è questa confusione. Questa confusione, vuoi che non c'è un'educazione in merito all'amore, Hillman diceva che nella nostra società manca un'educazione alla morte, all'amore, e sono i due grandi problemi che poi ci perseguitano durante la vita. E non essendoci un'educazione all'amore e alla morte, ci troviamo spesso in situazioni in cui crediamo di essere innamorati e ci ostiniamo a credere di esserlo, ma in realtà stiamo soltanto provando un grande senso di morte. È molto interessante leggere la dinamica delle relazioni in questo modo. Volevo fare un ulteriore passaggio a un altro contenuto che tu hai pubblicato sul web. Dove ti posso interrompere e fare io una domanda a te, perché sono sicuro che c'entrerà anche col mio libro. Vai, allora aspetta che apro entrambe le finestre, okay. Vai. Voglio sapere adesso perché tu hai dato quel titolo al tuo libro e di cosa parla. La regola del sì. Come rimettersi sulle tracce della felicità, va bene, quindi facciamo una piccola questa cosa è illegale, Michele, devi sapere, cioè se c'è l'ospite la roba sì, mia, ma tu, c'entrerà sicuramente, sono sicuro, io mi affido tanto alle sincronicità, quindi vai. ok allora la regola del sì si basa sul fatto che per quanto mi riguarda da un punto di vista psicologico la sillaba del sì è la sillaba della felicità, cioè noi non possiamo pretendere di arrivare a la felicità, cosa da che ognuno di noi ha il compito di dover in qualche modo definire nella propria esistenza, non come un obiettivo da raggiungere, piuttosto come una direzione da seguire nella propria vita, e che quindi dà direzione alle nostre azioni e anche ai nostri obiettivi. Non lo possiamo raggiungere questa felicità soltanto attraverso i no che diciamo all'esistenza. Io penso che noi siamo nell'era del no, dove sostanzialmente tutto la nostra identità e il potere, il sentirci potenti, passa sempre attraverso l'affermazione di no, dicendo dobbiamo imparare a dire di no. Ecco, sempre di più c'è questa narrazione anche giusta, nel senso che da un certo punto di vista mi rendo conto che ognuno di noi magari poi ha il proprio background, la propria storia, e nella propria storia impara che certi no non li può più dire, ma nello stesso tempo impariamo allo stesso modo anche che certi sì non si possono più dire. Sia mi posso esprimere così per quello che sento, per quello che sono, sì posso sfidare le mie paure se imparo a sostenermi mentre lo faccio. Ecco, quindi la regola del sì è sostanzialmente un piccolo manuale di istruzioni con 8 passi diciamo pratici per poter uscire un po' dalla nostra zona di comfort, che altrimenti rischia di essere quel Thanatos, quel luogo dove la vita viene distrutta, non edificata, non costruita. E quindi... Vedi, lo leggerò perché mi interessa, però vedi che c'entra. Sicuramente lo consiglio a tutti coloro che stanno vivendo una relazione narcisistica dal punto di vista di Narciso. Perché Narciso è colui che dice sempre no, perché ha paura di vivere. E noi spesso il no lo diciamo quando abbiamo paura di vivere. Il no è importantissimo, come detto, per mettere i limiti, però spesso si sostituiamo questi limiti a una paura. Ho paura di fare qualcosa, metto un no. Mentre il sì ci permette di andare oltre. Fondamentalmente sia il no che il sì possono essere due particelle d'amore, ma il sì ci permette di andare oltre. E il gioco della relazione d'amore è quello proprio di andare oltre, quindi fondamentalmente è un gioco al sì. Bravissimo. Mi piace molto questa sintesi, no? Cioè che la vita è un gioco al sì, in realtà. Invece la stiamo sempre di più spostando su un gioco sul no, no? E quindi che ci chiude all'esperienza. E un'altra cosa anche importante, secondo me, che hai detto, è la differenza tra obiettivo e direzione. Certo. Che anche nelle relazioni è fondamentale. Perché una relazione se non ha un obiettivo, non vivrà, ha vita breve. Ma d'altronde,
tu puoi avere un obiettivo, ma puoi non avere una direzione. La direzione è altrettanto importante con la persona. Si vivono due direzioni diverse, si crea una relazione proprio asimmetrica, no? Ci sono alcune relazioni in cui un partner, ad esempio, vuole un figlio, l'altro no. Lì, se uno dei due non va oltre, si crea una sorta di bidirezionalità che spacca la relazione. Quindi è dentro di noi, per tornare all'individuo, ci sono talmente tante parti di noi che hanno direzioni diverse, che poi a un certo punto è importante percorrere tutte queste direzioni, ma far sì anche che combacino fra di loro. Quindi ne dobbiamo riparlare, Michele, mi verrebbe da dire, ne dobbiamo riparlare, e mi fa super piacere anche, perché è la prima volta che, ci credi, ho fatto ormai sono arrivato a quota 100, penso, di interviste, è la prima volta che mi viene, durante la diretta, rivolta a me una domanda, quindi questa... Ma hai fatto una domanda a mezzanotte, quindi proprio per cognome... Cioè, l'intervista a mezz'ora proprio per cognome, sono ribalto le cose. Quindi ribalti le cose, sei proprio lì sulla linea del ribalto, va bene, sì. Va bene. Allora, Michele, continuo con una curiosità che è in linea un po' con quello che ci stiamo dicendo, anche perché andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata molto piacevole, e che continuerà ad essere piacevole anche nel privé, in questo spazio che poi ci dedichiamo oltre l'intervista che stiamo facendo. No, cos'è in grado di fare, Michele? Cioè, aspetta che mi piazzo di qua. Ecco, cos'è in grado di fare poi effettivamente una persona che è capace di provare vero amore? Cioè, da cosa riconosciamo un vero amore da un falso amore? Il falso amore è quello che ti sta distruggendo. Il falso amore è quello che ti porta che ti impedisce di individuarti, ti impedisce di trovarti, di crescere. Di trovare anche una tua strada singolarmente, individualmente. Quello è un falso amore. Un vero amore invece è l'amore che ti permette di valorizzarti, che ti dà valore. Tu sei a fianco a una persona e a fianco a questa persona acquisisci valore. Questo è il vero amore. Noi abbiamo tanto la visione che una relazione, in realtà, soprattutto le relazioni impegnate, durature, ci tolgono spazio, ci tolgono libertà, ci tolgono identità. Tutto falso. Quello è falso amore. Quelle sono relazioni costruite male. Una relazione costruita bene ti dà valore. È come se ti donasse una sorta di energia diversa. Ti dà un'energia diversa. Esempio pratico, 2 anni 8, visto che hai una figlia, giusto? Figlia, Anastasia. Pure tu, Anastasia. La mia Agnese. Visto che abbiamo 2 pupette in comune, più o meno, quasi coetanea, la mia c'ha 2 anni. Quando spesso c'è il mito che quando ti nasce il figlio, bah, no, è finito, non fa più niente, è finito tutto, eccetera, eccetera. Poi avevo un collega invece che mi diceva: guarda, i figli ti danno un'energia che non pensavi di avere. Quando è nata, se li sei accogli, quando è nata Agnese, mi sono accorto che sono emerse dentro di me delle risorse, delle energie che uno non pensavo di avere, che due non stavo usando. Perché ho detto, porca troia, ma da dove sono nate? Sono nate proprio dalla relazione di me con lei. E lì so che è una buona relazione. Proprio perché entrare in relazione, ma una buona relazione ti dà delle energie che non pensavi di avere, ti fa emergere parti di te che non pensavi di avere. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast Liberamente, un episodio dedicato alle interviste, quindi quella che hai appena ascoltato in maniera totalmente gratuita è un estratto bello corposo dell'intervista che ho realizzato all'interno del canale Telegram segreto privato delle menti libere. Quindi se vuoi accedere a questa intervista, così come a tante altre interviste che realizzo ogni settimana di venerdì, non devi far altro che gratuitamente iscriverti al canale Telegram delle menti libere, scrivendo il messaggio "sono una mente libera" al mio contatto personale su Telegram. Hai capito bene, cerchi Matteo Neroni, mi invia questo messaggio e da quel momento in poi anche tu potrai entrare all'interno del canale Telegram segreto privato delle menti libere. Ma c'è anche di più, perché coloro che poi decidono di accedere alla pagina Patreon del podcast Liberamente diventano anche finanziatori e sostenitori di questo podcast, potendo in qualche modo
modo usufruire di tutti quelli che sono i contenuti plus di questo podcast. Tanto è vero che ogni intervista che viene registrata all'interno del canale Telegram è, diciamo, gratuita per tutto quanto il mese solare all'interno del quale è stata registrata. Poi passa a quello che è l'archivio delle interviste e soltanto i finanziatori di questo podcast possono godere di tutto questo archivio che ormai conta veramente più di 100 ore di psicologia e crescita personale, se vengono sommate tutte le interviste che ho realizzato con tanti ospiti ed esperti veramente d'eccezione, come quello che hai ascoltato anche durante l'episodio di oggi. Quindi se anche tu vuoi approfondire questi argomenti che trattiamo qui all'interno del podcast Liberamente insieme con me, non devi far altro che diventare anche tu un sostenitore del podcast. A questo punto magari ti starei chiedendo: ma quanto costa diventare sostenitore? Quanti denari ti devo dare, Matteo, per poter continuare a immergermi in tutta questa psicologia, in tutta questa crescita personale che tanto mi aiuta nella mia vita di tutti i giorni? Beh, vai sulla pagina Patreon, vai, trovi il link all'interno di ogni descrizione del podcast, ma posso dirti che già solo con 5 euro al mese ti porti praticamente a casa tutto l'archivio delle interviste da qui a quando abbiamo aperto, diciamo, i microfoni di questo podcast, e con addirittura un abbonamento di 10 euro al mese. Ragazzi, rendiamoci conto di cosa si tratta: neanche veramente mezza tazzina di caffè al giorno veramente che offrite a questo podcast, potrete diventare anche voi redattori addirittura del podcast. Infatti esiste una redazione del pod, del podcast Liberamente, dove ogni redattore può scegliere addirittura quali argomenti approfondire nel podcast del lunedì, dei miei monologhi, quindi fate domande e ricevete risposte attraverso un podcast, e addirittura potete indicarmi quelli che sono gli esperti da intervistare, ma soprattutto incontrarli all'interno del privé, che è il post intervista che insieme a tutti i redattori del pod, diciamo, diventa il fiore all'occhiello di un podcast di psicologia e crescita personale unico nel suo genere. Perciò io ti aspetto come finanziatore e intanto ti do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui con me su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerone.